Ciao, buongiorno. A questo punto dobbiamo andare a colorarlo. Quindi io personalmente parto, vi dico sempre, vi dico come vado in ordine. Quindi prendiamo, vediamo, eccolo qua, del colorante rosso in polvere. Va benissimo qualunque colorante in polvere voi abbiate disponibile. Ci prendiamo, vediamo se lo trovo decente, un pennello di dimensioni medio piccole, ok? Non deve essere né piccolo né troppo piccolo, ma neanche grande, altrimenti non va bene. Sporchiamo il pennello di rosso. La prima cosa che io vado a fare sono le narici. Vado a colorare, a dare un po' di colore all'interno delle narici, in questo modo, ok? Per dare profondità e tridimensionalità. Dopodiché la cosa, cominciamo con fin grande forse. Vado, sporco appena appena il pennello, vado nell'angolo esterno dell'occhio e sporco di rosso. Stesso discorso con l'angolo interno, mi infilo dentro e lo sporco di rosso, ok? Uguale dall'altra parte, quindi ci vuole, l'ideale è avere un pennello piatto per fare questo lavoro, perché sporco ancora il pennello e cerco di infilarmi tra la pupilla e la palpebra in questo modo. Sopra e sotto, così, ok? Ok? Perfetto. Poi la bocca. Ovviamente qua abbiamo denti e gengive, quindi dobbiamo stare attenti a non sporcare le gengive, chiaramente. Quindi sempre poco colore, mi raccomando, andiamo all'interno sotto le labbra e cominciamo a dare un... Mi raccomando, non coloritele troppo le labbra in questo momento, perché una è una strega, due è un'anziana, di certo non ha un rossetto rosso... Cos'è? Il rosso Chanel che va... Quello famoso? Non lo so, non sono molto avvezza ai trucchi. Ok? Così. Ma per fare appunto gengive e labbra, io utilizzo anche una punta di viola. Quindi sporco il pennello col viola, lo sporco, cioè mischio un po' di viola con il rosso in questo modo e torno a tamponare. Vedete, le sto un po' tamponando. Tampono un po' le gengive, così. Va bene, le abbiamo scurite un po'. Così. Okay? Non contenta di tutto questo, ci prendiamo anche un po' di aiuto marrone e sempre sporcando il pennello, mi raccomando, sempre sporcare qua, non andiamo a colorare, facciamo le labbra, quindi viola, rosso e una punta di marrone. Viola, rosso e una punta di marrone. Andiamo a colorare le labbra, così. Ovviamente il rosso è, diciamo, in proporzione, il rosso è preponderante rispetto agli altri due colori, va bene? Ora, sempre con il viola e con il rosso, quindi torniamo a viola e rosso, andiamo a colorarci i porri in questo modo. Ok, in questo modo. Ok, adesso prendiamo
Prendiamo un po' di giallo e ce l'ho. Ah, ce l'avevo già il giallo, va bene, uguale. Un po' di giallo. Poi ci prendiamo del bianco, colorante bianco in polvere. Io di bianco ne faccio un uso spropositato, infatti ho il flaccone formato famiglia perché ne uso veramente tanto. Poi facciamo marrone. Ok. No, un po' di marrone però, sennò. Ok. Prendiamo marrone. Questa fase è molto delicata perché il rischio è quello di andare a macchiare, ok? Quindi ho fatto marrone, bianco, una punta di giallo e sempre un pelo di rosso. Ci creiamo questo color grigio, cipria, non lo so, e dolcemente, delicatamente, mi raccomando, io comincio con le occhiaie, cioè le borse sotto gli occhi. Così. Avendo fatto tutte le rughe, il colore si andrà ad accumulare all'interno delle rughe, ok? E quindi andrà anche a esasperarle, cioè a renderle più visibili, che è esattamente quello che poi noi vogliamo. Ok? Poi aggiungendo un po' di marrone, quindi scuriamo la situazione e andiamo all'interno dell'occhio per dare profondità alla palpebra, così. Andiamo qua sotto. Mi raccomando, attenzione, non esagerate perché se poi vi si macchia, una volta macchiato, ragazzi, si è macchiato, va bene? E andate a dare un po' di colore, di movimento alle varie parti, ok? Poi cambiatelo il colore ogni tanto, aggiungete un po' di rosso e ancora un po' di bianco. Quindi con un colore un pochino più rossiccio, diciamo così, andiamo a colorire ad esempio il naso. Io vedo dal vivo, vedo che a ogni passaggio, come vi dicevo, il colore si va a depositare all'interno della ruga, del solco che abbiamo fatto, e quindi diciamo andiamo a esaltarlo, ok? Mi stavo dimenticando i denti. Allora, per i denti ovviamente ogni soggetto è diverso, ok? In questo caso cosa faccio? Prendo una punta di giallo e la mischio al bianco, a tanto bianco, cioè deve essere proprio un bianco sporco per intenderci, ok? E con questo comincio a ingiallire, diciamo così, i denti. Ovviamente io sto usando sempre lo stesso pennello per motivi, per velocizzare la cosa, e quindi ovviamente sarà anche un po' sporco di viola, di rosso o quant'altro, cosa che in teoria non dovrebbe succedere. Adesso con il marrone puro, però prendetelo dai bordi perché il pennello deve essere proprio appena appena sporco. Anche in questo caso ci vuole un pennello a punta piatta. Ci infiliamo all'interno tra un dente e l'altro. Avete visto? Così. Ok, così, sì. Sotto possiamo esagerare un po', tanto in parte sono coperti da quelli davanti, quindi. Ok, e senza aggiungere altro colore, ma solo sfruttando la sporcizia, diciamo così, del pennello, andiamo, tra virgolette, alla radice dei denti, in questo modo. Ok, deve essere proprio leggermente sporcato. Sotto, ripeto, invece possiamo anche. Così. Ok? E in questo caso prendo il marrone
e direi il, eccolo qua, il bianco, ok? Quindi shakeriamo più che possiamo. Ci prendiamo un pennello extra fine, quello il 10-0 ci vuole in questo caso, mi raccomando. Quindi prendiamo, eccoci qua, cominciamo con il marrone. E andiamo, ecco, sì. Ovviamente dovete sapere già prima da che parte dovrà guardare la strega, no? Quella che avevo fatto io un po' di tempo fa, scusate, ero un po' sotto, se vi ricordate, guardava verso l'alto. Quindi una e due. Ora bianco, aiuto, mamma mia, ok, prendiamo il bianco, non fate quello che faccio io, cioè di pucciare il pennello sporco dentro la confezione, mi raccomando, perché sennò vi si sporcano i colori, cioè puliteli i pennelli prima, mi raccomando, oppure tiratevi fuori un po' di colore se preferite, però così. E questo è il motivo per cui Marco i suoi colori se li tiene da parte e questi sono i miei, perché tutte le volte puntualmente gli sporcavo, allora mi si arrabbiava. Ci prendiamo la tempera nera, ok? Eccolo qua, Be Painting nero, e sempre con il pennello piccolino ci prendiamo un po' di tempera, ok? Mettiamocela qua, se no, ok, così, e facciamo, scusate, ho paura di essere sempre, ho sempre paura di essere fuori inquadratura. Adesso, ultimo passaggio con, no, questo va messo via. Con la nostra gomma lacca alimentare, quindi con un pennellino un po' più brutto perché la gomma lacca rovina, prendiamo un po' di gomma lacca, ok, e prima sui denti, andiamo, ok, un po' sulle labbra. Gli occhi, allora la gomma lacca secca immediatamente, i colori sotto anche, quindi non i problemi, cioè il rischio che possa sbavare è veramente minimo, ma per evitare che vi sbavi negli occhi, che cosa faccio io? Io metto una goccia sulla, diciamo, sulla pupilla, cioè sull'iride, dopodiché faccio l'altro. Nel mentre ne faccio uno piuttosto che l'altro, cioè mentre, scusate, nel mentre che faccio il secondo, il primo ovviamente a quel punto si sarà asciugato e io col pennello vado a rifinire tutto l'occhio. A volte. A questo punto direi che la nostra strega è veramente orribile e direi che ci siamo arrivate. Tutte le volte, giuro, non è che faccio niente di che, però lavorando, stando in giù, mi sconvolgo. Allora, quindi oggi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo definito, diciamo così, la nostra strega e la abbiamo tutta colorata, sia diciamo le sfumature che proprio gli occhi. Se avete domande, se avete dei dubbi, ovviamente potete scrivermi. Quindi domani dovrei riuscire. Te la metto più vicino. Aspetta, che no, ho paura che sfuochi. Quindi se sfuoca, ditemelo, mi raccomando. Ho paura che diventi sfocata se ve la avvicino troppo. Questa era la parte, ok, questa era la parte che avevo già preparato io questa mattina. Questa invece è la parte che abbiamo preparato insieme oggi pomeriggio, ok?
Questo, ecco, vi faccio i capelli e il cappello, ok? Quindi, detto questo, ripeto, se avete domande, qualunque domanda, scrivetemi. Vi ricordo che potete trovare la nostra pasta di zucchero, i pennelli, gli strumenti, i colori aerografo, le tempere, tutti i nostri prodotti su www.bimagenta.it. Ok? Ragazze, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere state con me anche oggi. Ci vediamo domani, aspetto le vostre domande. Un abbraccio, ciao, baci baci. Domani vi devo vedere cosa, faccio vedere cosa mi sono comprata per Halloween, un'anteprima. Ciao!